Allora, iniziamo da una comunicazione. Forse avete visto dal sito, io ho fatto l'esercizietto con il vostro elenco di nomi, no, che avevo citato la settimana scorsa. Ho tirato giù l'elenco, ho cercato di tagliare a metà e quindi ho costruito una prima ipotesi per le squadre di laboratorio. Dico prima ipotesi perché poi se vedessimo che questo taglio non divide bene a metà, lo aggiustiamo poi nelle settimane successive. Però per ora, diciamo così, l'ipotesi di lavoro è questa. Le due squadre di laboratorio sono la prima, le persone il cui cognome inizia dalla A fino a DA, compresi quelli che hanno D apostrofo A, il cognome, e la seconda squadra dovrebbe andare da coloro che hanno DE, quindi D oppure D apostrofo E, fino alla fine, fino alla, alla fine della L di chi si chiama, diciamo, con un cognome che inizia per la lettera L. Mercoledì iniziamo la prima esercitazione di laboratorio, che poi è domani, con queste squadre. Quindi la squadra 1 dalla A alla DA viene alle 11.30 all'EP, la squadra 2 viene alle 13, sempre all'EP, dalle 13 alle 14.30. Poi le settimane successive, tenete sempre d'occhio il calendario, scambieremo le squadre, quindi vedete che il primo orario viene la squadra 2, il secondo orario viene la squadra 1, così se vogliamo le eventuali comodità o scomodità vengono equamente ridistribuite e quindi tutti ci possiamo lamentare in ugual misura, di qualunque motivazione ci sia. Ecco, io chiederei almeno per le prime settimane di attenervi ai turni che sono stati definiti. Vediamo, ma immagino che, insomma, se succede come gli anni scorsi, il laboratorio sarà abbastanza pieno, per non dire debordante, no? E quindi se poi qualcuno viene nel turno in cui non dovrebbe venire, si rischia di avere poi delle situazioni anche antipatiche. Okay? Quindi le prime settimane, quando il laboratorio è sovraccarico, vi chiedo lo sforzo di venire nell'orario che vi è stato assegnato. Da metà corso in avanti, vediamo, storicamente, diciamo così, l'affluenza diminuisce, allora diventa anche più semplice, no, potersi concedere di venire in un orario diverso, eccetera. Però all'inizio dovremmo essere un tantino più rigidi nel chiedervi di venire solamente nell'orario giusto. Ok, fatto questo, muoviamoci verso il lavoro che volevamo fare oggi. Oggi volevamo fare un esercizio che vi avevo già annunciato, sia risolvere il diagramma concettuale, un possibile diagramma concettuale relativo all'ultimo tema d'esame, e di fatto è un'analisi di un sistema informativo a partire da un testo in linguaggio naturale. No? Noi fino ad ora, la settimana scorsa, se vogliamo per semplicità o per concretezza, avevamo preso un esempio concreto, quello di Twitter, no? Di un sistema informativo già fatto. Però la maggior parte delle volte invece funziona all'inverso, perché il sistema informativo non esiste ancora e noi lo dobbiamo progettare, pensare, partendo da dei documenti scritti, dei documenti testuali, delle interviste, dei colloqui, delle discussioni dalle quali emerge che cosa deve fare il sistema informativo. A volte da delle norme di legge, dei regolamenti, quindi dal regolamento per, non so, fare l'abbonamento dell'autobus, un regolamento fatto con articoli su carta, tu da lì devi costruire il sistema informativo che lo gestisca, ad esempio. Ovviamente il linguaggio naturale è facile da scrivere, ma è ambiguo per sua natura, sempre. Quindi il passo che dovremmo fare noi, in qualche modo, è di darci delle regole di lettura che ci permettano dal linguaggio naturale di riuscire a estrarre ciò che ci serve, cioè essenzialmente le classi, senza farci ingannare da quelle che possono essere le ambiguità del linguaggio naturale. Cioè, nel linguaggio naturale è normale usare dei sinonimi, ad esempio. No? Se io dico, parliamo, non so, di studenti, dico studente, dico ragazzo, dico lo studente iscritto, dico l'iscritto, voglio dire tutta la stessa cosa. No? La classe sarà una sola, quindi non ha senso distinguere, non sono concetti diversi,
sono parole diverse che vengono usate per esprimere un unico concetto. Quindi noi dovremmo riuscire a fare questo lavoro, no, di identificazione dei concetti principali, alcuni espressi magari con termini diversi, e allora da lì ne estraiamo uno, quello rappresentativo, e altre volte ci saranno dei concetti che non sono neanche mai nominati. Ci devono essere, ma nel testo non compaiono, allora li dovremmo riuscire ad estrarre. Quindi dobbiamo arrivare a una rappresentazione completa e non ambigua a partire da un testo che sicuramente è ambiguo e sicuramente incompleto. Però, d'altronde, proprio per questo serve un analista umano che faccia questo lavoro e non si fa in automatico. Quindi dobbiamo in qualche modo riuscire a identificare quelle che sono le ambiguità, ma anche gli errori che ci possono essere, le incoerenze, piccole incoerenze che ci possono stare in una frase scritta, che non viene, diciamo così, dimostrata matematicamente, traducendola invece, prendendo poi delle decisioni progettuali, allora questo come lo interpreto? Così o in un modo diverso? E prendo delle scelte e vado avanti con il mio progetto. Nel fare questo progetto, vabbè, che significa ovviamente identificare le classi, identificare gli attributi, identificare le associazioni, che sono poi gli ingredienti che dobbiamo mettere nella nostra ricetta. Ecco, nel fare la nostra modellazione, io lo so, prima di partire, con l'esempio, richiamare queste che potrebbero essere quattro criteri di qualità. Allora, un modello concettuale può essere giusto o sbagliato. Se è sbagliato perché può essere sbagliato perché non segue correttamente la regola di modellazione, oppure perché i concetti che modella non rappresentano la realtà. Ad esempio, che so, se dicessi che in un corso può essere iscritto al massimo un studente, errore banale, errore di cardinalità, questo non è vero. Ciò che dice il modello non corrisponde con ciò che succede nel mondo reale. Allora lì possono esserci degli errori. Ma come abbiamo già visto la settimana scorsa, invece esistono molte modellazioni diverse, giuste, cioè in cui non c'è nessun errore oggettivo, e quindi sono tutte modellazioni che sono in grado, no, di rappresentare quella porzione di mondo che il sistema informativo dovrà gestire. Come facciamo a orientarci, a scegliere tra varie versioni che potrebbero essere entrambe giuste? O potenzialmente giuste, qual è quella migliore, verso quale tendere? Beh, allora qui ci possiamo dare dei requisiti di qualità. Cioè, sono tutte e due giuste, ma questa è meglio. Beh, ovviamente le prime due qualità sono le più importanti. La prima è la correttezza, in assoluto. Ma questa è una qualità imprescindibile. Deve essere giusto. Devo evitare che nel mio modello sia rappresentato un requisito, sia richiesta, sia specificata una determinata cosa, perché ciò che stiamo facendo è specificare il sistema informativo quando disegniamo i nostri rettangolini, le nostre freccette, le nostre cardinalità. Dobbiamo evitare che nessuno di questi requisiti che indichiamo sia errato, cioè prescriva per il sistema informativo una cosa diversa da quella che il sistema operativo dovrebbe fare nelle intenzioni di chi lo commissiona. Possibilmente completo. Cioè, possibilmente nel modello non dobbiamo dimenticare nulla. Se c'è una frase, una descrizione testuale che implica una certa funzionalità, dobbiamo ricordarci, no, di rappresentarla. Perché altrimenti dopo un po' ci chiederemo, sì, ma questa informazione come la rappresento? Me l'ero dimenticata. Quindi nel modello ci sia tutta l'informazione che serve per evitare che poi debba essere aggiunta in un secondo momento. Allora, l'obiettivo della completezza, parliamoci chiaramente, non si ottiene mai al primo colpo. Lo cominci a costruire e poi man mano che vai avanti ci ragioni, probabilmente con le iterazioni successive ti accorgi che mancano delle cose. Leggibilità, cioè il diagramma deve essere facile da leggere e comprendere, perché diventa poi la base contrattuale di una specifica che qualcun altro deve leggere e implementare. Quindi se è scritto in modo contorto, al di là dell'aspetto che conta pure quello estetico dell'ordine, ma anche di usare una rappresentazione che sia il più possibile esplicita, no? Ricordiamo la discussione della settimana scorsa sul Twitter, retweet, le repliche, eccetera. Un conto è fare sottoclassi, l'altro conto invece è, diciamo così, collassare tutta questa diversità di tweet all'interno di un'unica relazione ricorsiva. Quindi
Allora, sono entrambi giusti, però è più chiara sicuramente la versione in cui vado a dettagliare, a specificare quali sono le tipologie di tweet, anche se poi, diciamo così, funzionalmente sarebbe la stessa cosa dall'altra parte, ma con la relazione riflessiva, ma è meno chiaro, spiega di meno. Richiederebbe magari una notazione a fianco per essere spiegato. Allora è inutile avere una annotazione in linguaggio testuale quando in realtà la stessa cosa la potrei dire meglio, in modo più chiaro, più diretto, meno ambiguo, con un diagramma. Quindi la leggibilità sicuramente è un obiettivo da raggiungere, che vuole anche dire scegliere bene il nome delle classi, scegliere bene il nome delle relazioni, no? In modo che chi legge, chi vede il diagramma capisca di che cosa stiamo parlando. E poi, altra cosa abbastanza importante, la minimalità, cioè mai evitiamo che la stessa cosa sia rappresentata due volte, cioè se c'è un elemento che può essere rimosso, è giusto rimuoverlo. Se c'è una relazione che può essere tolta senza perdere informazioni, chiaramente, togliamo la relazione. Se c'è una classe che può essere eliminata oppure fusa con una classe diversa, senza perdere informazione, chiaramente davanti alla correttezza è davanti a tutto, correttezza e completezza, ma se due classi possono essere fuse o una delle due mi accorgo che non serve, ne posso fare a meno, è giusto cancellarla, è meglio cancellarla. Ci si accorge a volte che concetti che sembravano diversi, poi in realtà magari sono lo stesso, sono varianti dello stesso concetto. Allora a questo punto si va avanti a togliere, a ridisegnare, a riorganizzare il diagramma in modo da ridurre il numero di elementi. Allora, queste sono un pochino le direzioni che dobbiamo tenere in mente quando modelliamo, quando seguiamo il testo per costruirci il modello. Allora, qui sono le slide, ma ve lo lascio, diciamo così, per la vostra lettura. C'è un esempio completo in cui si parte da un testo, da una descrizione in linguaggio naturale e attraverso una serie di passaggi, tipo identificare i termini, identificare quali possono essere i concetti, scusatemi, i sinonimi, e dai sinonimi definire quali sono le classi, inventare la classe che la vogliamo rappresentare, fino a poi ad arrivare, diciamo così, a semplificare eventualmente il testo, chiarirlo nei punti in cui non è chiaro, eccetera. Allora, qui ci sono questi vari passaggi che, se volete, potete guardarvi su questo esercizio, noi li facciamo stessi, la stessa procedura, però lavorando sul tema d'esame, che è un esercizio che ci eravamo tenuti da parte per oggi. Allora, io do una rapida lettura a questo testo, soprattutto per sottolineare magari alcuni punti, alcuni passaggi, no? Immagino che quasi tutti voi l'abbiate già letto. Allora, come obiettivo della prima lettura, ci dobbiamo concentrare sulla domanda quali sono i concetti principali, quali sono le classi principali da rappresentare. Dobbiamo sempre chiederci qual è l'informazione che questo sistema informativo deve gestire? Quali sono i tipi di informazione, cioè le classi? In questa prima fase, diciamo, per quanto concerne il modello concettuale, non dobbiamo mai preoccuparci di che cosa fa il sistema, cioè come questa informazione viene manipolata. Questo lo vedremo a partire da giovedì, diciamo, quando cominceremo a parlare dei processi che invece vengono gestiti dal sistema informativo. Quindi concentriamoci su questo, non dobbiamo ancora pensare a cosa viene fatto né a chi lo fa, ma a quali sono le informazioni che devono essere gestite. Allora, qui parla di uno studio medico associato il quale intende gestire le prenotazioni delle visite dei pazienti con i propri medici che sono afferenti a diverse specialità, tramite un sistema informativo che permette ai pazienti di inserire direttamente delle richieste. Allora, mi è rimasto in testa paziente, richiesta, medico, specialità. Poi segniamocelo con un punto interrogativo, studio medico. Rischio di leggere se non mi blocco qua per mezz'ora. Un paziente direttamente da web o un addetto dello studio contattato telefonicamente dal paziente può inserire una richiesta di appuntamento per una delle specialità gestite. Cioè, voglio un appuntamento con l'otorino.
specificando fino a tre alternative giorno e fascia oraria. È possibile eventualmente indicare che si tratta di un'urgenza. Allora, di tutta questa frase, queste tre righe, l'unica cosa in più rispetto a prima è alternative. Si parla di alternative, prima non se ne parlava. Prima si parlava di una richiesta. Adesso c'è scritto che la richiesta in realtà è composta da tre alternative. Tutto il resto, paziente, l'abbiamo già visto prima, il fatto che lo faccia via web o in bicicletta non ci interessa, l'appuntamento, richiesta di appuntamento sarà probabilmente la stessa cosa di richiesta della frase sopra. Ci facciamo la domanda e ci diamo la risposta. Richiesta della terza riga e richiesta di appuntamento della quinta riga rappresentano lo stesso concetto? Sì, anche se scritto in modo diverso. Richiesta di appuntamento non è una classe richiesta, un'altra classe appuntamento. Cioè non leghiamoci troppo al testo scritto. Specialità sono le stesse cose di prima, eccetera. Il fatto che si tratta di un'urgenza, che cos'è urgente? La richiesta. Quindi qua sarà un attributo della richiesta, non è una classe di per sé, il fatto che sia urgente o no. Allora, richieste normali, richieste urgenti. Poi, come la modello? Con un attributo booleano, urgente sì, no, oppure con una classe, una sottoclasse normale, oppure urgente. Lo vediamo, lo decidiamo. Però è un dettaglio, che, così come il fatto che un'alternativa all'appuntamento sia fatta da un giorno, da una fascia oraria, è una descrizione di che cosa si intende per alternativa, quindi di fatto sono degli attributi, dei valori che devono essere memorizzati lì dentro. Il sistema conosce per ogni dottore di ogni specialità le fasce orarie di disponibilità, giorno, ora e durata. Quindi qui siamo dall'altra parte, adesso parlo dei dottori. I dottori becchiano delle disponibilità, giorno, ora, io ci sono lunedì mattina da alle e soggetto il sistema assegna automaticamente la miglior fascia oraria compatibile con le richieste del paziente. Nel caso in cui non vi siano alternative compatibili, il sistema poi propone fino a tre alternative e il paziente può accettare una delle proposte oppure chiedere di essere messo in lista d'attesa. Quindi qua ci sono tre fasi, no? Prima il paziente dice: io potrei in questi giorni, e fornisce tre alternative. Il sistema guarda e dice: di queste tre alternative ti do questa, va bene, sei a posto. Se nessuna di queste va bene, è il sistema che propone all'utente: guarda, quelle tre che hai scelto tu non vanno bene, ma io te ne propongo altre tre. A questo punto l'utente può scegliere la prima, la seconda, la terza, oppure no, nessuna di queste va bene, e allora mi inserisci in lista d'attesa. Quindi vuol dire che il termine dell'appuntamento può essere: ho scelto, il sistema ha accettato una delle alternative proposte all'utente, oppure l'utente, il subordine, l'utente ha accettato una delle alternative proposte dal sistema, oppure l'utente è stato messo in lista d'attesa. Tutto questo sono informazioni sulla procedura, su come avviene, in che ordine. Abbiamo detto che non ce ne occupiamo ancora dell'ordine in cui avvengono le cose, ma qual è l'informazione che sta dietro? L'informazione sono gli appuntamenti, le disponibilità offerte dall'utente, le disponibilità offerte dal sistema, le disponibilità dei medici, il fatto che l'utente sia o no, o meglio, la richiesta sia o no in lista d'attesa e alla fine quale delle varie proposte è stata accettata. Queste sono le informazioni che dovremmo riuscire in qualche modo a rappresentare. I pazienti o gli addetti, a seconda che mi collego via web o via telefono, possono cancellare un appuntamento, quindi parlo di un'altra cosa. In tal caso, a partire dai pazienti con l'urgenza più elevata e dando la precedenza a quelli in lista d'attesa, il sistema invia una notifica via SMS proponendo il cambio di fascia oraria. Cioè, cosa succede? Che uno cancella un appuntamento, lì si crea un buco. Allora, il sistema ha tutto interesse a quel buco di riempirlo, andando a pescare coloro che sono in lista d'attesa.
Allora contatta il primo della lista d'attesa e dice: tu saresti disponibile a venire lì che si è fatto un buco? Gli mando un SMS con un ordine di priorità che chiaramente segue la lista d'attesa, ma privilegia quelli che sono in urgenza. Quindi la lista d'attesa è una lista ordinata, no? Di persone che vengono contattate in ordine. C'è una domanda? Sì, volevo capire meglio la questione dell'urgenza, nel senso che inizialmente si poteva pensare di gestirla con un valore booleano, mentre adesso addirittura si parla di una possibilità di metterli in una scala, per cui dal più urgente fra gli urgenti al meno urgente fra gli urgenti. Allora, questa è stata un'ambiguità che è saltata fuori anche all'esame. Questa urgenza più elevata. Allora, come la dobbiamo leggere? Questo, se vogliamo, è una conseguenza del linguaggio naturale. Noi l'abbiamo preparato, l'abbiamo scritto pensando che fosse più chiaro possibile, ma poi quando voi lo leggete vedete cose che noi non abbiamo visto. È normale, è inevitabile. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che qua ci sono due interpretazioni possibili. Una è l'urgenza sì, l'urgenza no. Cioè l'urgenza è un attributo booleano. L'altra è questa, l'urgenza più elevata, la frase urgenza più elevata può essere un modo di dire per dire quelli che hanno l'urgenza rispetto a quelli che non ce l'hanno. Più elevata può essere sì, no, 0 o 1. Quella è 1 più elevata di 0. Oppure qualcuno può leggerla come ha fatto il vostro compagno, ma allora vuol dire che ci sono vari livelli di urgenza: 1, 2, 3, codice giallo, codice verde, codice rosso, quello che volete. Sono due interpretazioni entrambe plausibili. In questo testo non è chiaro, evidente che si vada in un caso oppure nell'altro. Allora, in questi casi cosa succede? Allora, nel mondo reale che cosa succede? Nel mondo reale in teoria hai un testo, un capitolato, una specifica, trovi questa cosa, tipicamente alzi il telefono e dici: senti, se nel caso fortunato in cui è un interlocutore dall'altra parte e non sei tu a decidere, dici: senti, ma qua cosa pensavate, cosa avevate in mente, cosa decidiamo su questa ambiguità possibile? Poi se qualunque cosa si decide va bene, l'importante è che poi rimanga traccia, si corregge, si mette una nota. Nel tal giorno abbiamo concordato questo. Firma dell'uno, firma dell'altro, siamo tutti d'accordo. Altrimenti, tipicamente, quando non c'è questo tipo di colloquio, chi implementa sceglie lui, quello che gli risulta più ragionevole. Nel caso specifico, malato, perché non è realistico dell'esame, la regola generale, ma sempre, è che se è compatibile con ciò che c'è scritto nel testo, va bene, quindi scegliete voi, telefonate a voi stessi e vi dite: allora cosa scegliamo? Facciamo così. Magari una noticina non sta male, e poi andate avanti. La cosa importante, non tanto per l'esame, ma per il ragionamento, è essere in grado di riconoscere dove ci sono queste scelte da fare. Che qui ho fatto una scelta, non sono andato in discesa perché tanto era univoco l'interpretazione, mi sono accorto di una incongruenza. Magari chi l'aveva scritto non se n'era accorto, ma io leggendolo sì, la fase di analisi serve proprio quello. Io l'ho risolto in un certo modo. L'importante è abituarsi, no, avere l'occhio per identificare queste cose. Ok. Quindi chiudo questa parentesi sui livelli di urgenza. Qui cosa descrivi? Qui descrivi tutto un meccanismo più o meno strano che il sistema invia notifiche via SMS proponendo il fascio di cambio oraria. La risposta a tale proposta deve arrivare entro 15 minuti o via SMS o attraverso il sito, altrimenti il sistema procede con i pazienti successivi. Ovviamente un paziente che accetta uno spostamento in una fascia più vicina alle proprie richieste ne libera un'altra e si può scatenare un meccanismo cascata. Allora, in tutto questo paragrafo non vedo introdotte delle informazioni in più rispetto a quelle che già avevamo. Per fare tutta questa cosa qua, dei messaggi, vabbè, dovrò avere il numero di cellulare del paziente per potergli mandare un SMS. Ma a parte questo, si parla di appuntamenti, si continua a parlare di pazienti, di lista d'attesa, che sono cose che già avevamo, no?
ci siamo già segnati da parte, io me lo sto appuntando mentalmente, voi vedo che lo fate su carta, siete più fortunati di me, perché non ve lo dimenticate, ma non compare qua nessun concetto nuovo che non avessimo prima. Nella gestione delle cancellazioni il sistema deve cercare prima di soddisfare per quanto possibile le richieste dei pazienti e successivamente non lasciare buchi nell'orario dei medici. Vabbè, questo è un criterio con cui lui dovrebbe, il sistema, ottimizzare questa lista d'attesa. Quindi è più il come lo fa, che non che cosa fa o tantomeno che cosa deve rappresentare. Allora, da questa lettura e soprattutto dagli appunti che ci siamo presi, abbiamo identificato una serie di concetti principali. Allora, se non ricordo male, quelli che ho via via leggendo l'abbiamo deciso, questo è un concetto importante, c'è paziente, c'è medico, poi c'era specialità, pardon, questa è una questione italiana, poi avevamo la richiesta, io comincio a metterle e poi ci ragioniamo, cerchiamo di definirle, ok? Avevamo detto una richiesta d'appuntamento specificando fino a tre alternative, alternative avevamo anche detto, no? L'abbiamo evidenziata come parola quando l'abbiamo letta, metto a caso, ma e poi poco altro direi. Se la domanda è su specialità me la fai dopo. Ok. Allora, questi potrebbero essere i concetti principali. Paziente, magari c'è stato, nel testo compariva anche utente, compariva anche addetto, medico, specialista, adesso questo testo era breve quindi non c'erano molte ambiguità, però scegliamo noi un termine che per noi non sia ambiguo, che nasconde in qualche modo i termini effettivi presenti nel testo, via via ci allontaniamo dal testo, no? Lo semplifichiamo, lo rendiamo più secco. Allora, veniamo al primo dubbio. Studio medico. Allora, la prima parola parla di uno studio medico. Dobbiamo rappresentarlo o no nel modello concettuale? Allora, dipende, la risposta da ingegneri, se voi dite dipende, fate sempre per la figura, dipende dal contesto in cui questo sistema informativo deve lavorare. Per come è descritto, questo è il sistema informativo di uno studio medico. Quindi lo studio medico non è tanto un'informazione che il sistema informativo deve gestire, quanto piuttosto il contesto in cui si trova ad operare. L'environment, l'organizzazione, come dicevano le slide, no? Cioè, dove lavoro? Lì dentro. Quali sono le informazioni che hanno senso gestire lì dentro? Non descrivo il mio contenitore, il mio universo, descrivo gli oggetti, soprattutto poi perché se quel sistema informativo gestisce solo uno studio medico, quella classe quante istanze avrà? Una sola. E allora vale la pena fare una tabella per contenere un dato solo. Lo possiamo dare per scontato. Se invece stiamo pensando di mettere su un business e vendere del software agli studi medici, allora il mio sistema diventa, come si mette in gergo marketing, multi-tenant, no? Cioè è in grado di servire diversi clienti lo stesso sistema, allora diventa fondamentale sapere
o memorizzare qual è lo studio medico, in modo da poter, per ogni informazione che leggo dentro, dire questa informazione è relativa allo studio 1, allo studio 2, allo studio 3, e allora il sistema dovrà gestire più studi medici, ciascuno con i propri medici, eccetera, eccetera. Allora ha senso. In caso contrario, come nel nostro caso, non ha senso. Quindi, come regola generale, l'universo non lo definiamo mai. Cioè, il contenitore, il contesto all'interno del quale il sistema informativo deve lavorare, non è un'informazione che il sistema deve gestire. Prenotazione, non lo so. Lui dice prenotazione, potrebbe essere una classe. La mettiamo e ci ragioniamo. Può essere. In realtà tutte queste per ora sono ancora parole, no? Quindi dobbiamo poi in realtà chiarirci su che cosa indica ciascuna di queste scatole. Alcune sono ovvie, altre un po' meno. Quando ci spostiamo dal concreto, il paziente, il medico, al un pochino più astratto, che differenza c'è tra alternativa, richiesta e prenotazione? Beh, noi forse l'idea ce l'abbiamo, dobbiamo, man mano che andiamo avanti, la specifichiamo. E a questo serve andarsi spesso a creare un glossario. Quando dici quel termine, metti una frasetta di sei parole, a volte non ne servono di più, però a chiunque legga dà subito l'idea di che cosa intendi tu, no? Sì, prenotazione in che senso? Se nel senso che ho scritto. Ma partiamo, come sempre, dalle parti semplici, poi andiamo ad aggiungere. Allora, paziente, medico, specialità. Allora, noi sappiamo che il paziente fa delle richieste. Questo è ciò che scatena, è la ragione d'essere di questo sistema. Gestire le richieste dei pazienti. Paziente avrà, quindi paziente e richiesta, direi che sono i due concetti forse più importanti. E sono collegati tra di loro, perché devo sapere che un paziente fa una certa richiesta. Che cosa devo sapere del paziente? Ma del paziente dovrò probabilmente sapere il nome, sicuramente. E poi, sì, e poi dovrò sapere il numero di telefono. Abbiamo detto prima, devo mandare un SMS. Anche questo è un attributo di tipo terzo, come minimo. Ok? E il paziente fa delle richieste. Quindi ci sarà una relazione tra paziente e richiesta. Diciamo, paziente inserisce, diamo un nome alla relazione, una richiesta. E la richiesta, cosa devo specificare? Cosa dice il testo quando faccio la richiesta? Dice che devo inserire direttamente la richiesta, va bene. Può essere una richiesta di appuntamento per una delle specialità gestite. Quindi una determinata richiesta dovrà specificare quale specialità, a quale specialità è relativa. E poi, altra cosa sempre detta sulle richieste, che questa richiesta specifica fino a tre alternative. Quindi la richiesta è qualche cosa che identifica una specialità. Ops, non voglio spostarti. E identifica delle alternative. Quindi la richiesta offre delle alternative, si offre, si porge, e la richiesta indica una specialità.
La specialità, beh, nello studio medico ce ne saranno tante, quindi ogni specialità avrà, ovviamente avrà un nome. E non solo la specialità ha un nome, ma possibilmente lo studio medico avrà dei medici che sono specialisti in quella specialità. Quindi diciamo così, specializzato in una certa specialità. Quindi, lasciando per un attimo il medico, poi ci torniamo, in questa parte del diagramma raccolgo ciò che succede nella prima fase, cioè il paziente inserisce una richiesta, questa richiesta è associata a tre, può essere associata fino a tre alternative di date, di disponibilità offerte dal paziente e poi la richiesta deve indicare una specialità. Con quello che abbiamo detto possiamo già anche indicare le cardinalità. Una richiesta deve indicare una specialità, ciascuna richiesta, perdono, deve indicare una specialità. Quindi la cardinalità lato specialità è esattamente 1. E quindi una richiesta, quante specialità deve, può specificare? Una esattamente 1, minimo 1, massimo 1. Una specialità, quante richieste ha? Può avere un numero arbitrario, quindi 0 asterisco. Una richiesta, quante alternative può offrire? Beh, da 1 a 3, quindi qua possiamo indicare uno, puntini, puntini, andiamo a correggere, mettiamo 3. Almeno un'alternativa me la devo offrire fino a 3 al massimo. Su questa cardinalità al contrario ci ragioniamo dopo, perché è uno dei punti su cui ci sarà da discutere. Poi tra paziente e richiesta è facile, nel senso che un determinato paziente volendo può aprire anche più richieste, tendenzialmente almeno una, se no che paziente sei, e però ogni determinata richiesta è relativa a un paziente ben preciso, è stata inserita da un paziente solo, da quello lì. Okay. Poi cosa abbiamo ancora? Abbiamo tra medico e specialità. Allora, questo è facile, nel senso che ogni determinata specialità può avere uno o più medici in servizio e un medico quante specialità copre? Beh, se vogliamo fare... Il testo non è chiaro da questo punto di vista, perché il testo dice afferenti diverse specialità. Dopodiché si può leggere in due modi. I medici, cioè ciascuno dei medici può essere afferente a diverse specialità, oppure posso leggerla dicendo lo studio medico ha tanti medici e quindi complessivamente afferiscono a diverse specialità, ma magari ciascuno di loro è specializzato in una cosa solamente. Si può leggere in due modi. Io lo leggo nel modo più semplice, perché il masochismo non faceva parte di quei criteri di qualità e quindi se posso semplificarlo non vedo perché no. E quindi diciamo che i medici, ciascun medico ha una sua specialità, il che non è molto distante dal vero.
uno studio specialistico, tu se vai dal pediatra non vai dall'ortopedico. Ok? Allora, relativamente a richiesta, specialità e alternativa sono un po' delle classi figlie, no? L'altra volta con un termine che non è proprio ben definito, l'avevo chiamato attributi estesi. Sono cose che sarebbero praticamente attributi della richiesta, ma in realtà non sono dei dati semplici. L'alternativa perché ce ne possono essere fino a tre, la specialità perché è un'informazione strutturata, quindi deve essere un elenco ben preciso, quindi non può essere solo un attributo, devo metterlo in una classe fuori. Però vedo questa cardinalità forte, 1, questa cardinalità 1, poco, 2, 3, insomma, fissa, che mi dice che quei dati lì sono dati appesi alla richiesta. Cioè, se io me lo immagino su un modulo cartaceo, su una pagina web con un modulo, io quando faccio un inserimento della richiesta, a un certo punto a metà c'è scritto selezione della specialità. E lì c'è una bella tendina da cui posso scegliere i nomi. Quindi è un dato che fa parte della richiesta. Lo rappresento come una relazione tra richiesta e specialità, però la richiesta non può esistere se non ha la specialità, quello è un suo dato. E quindi ci sarebbe la tentazione di dire, se uno guarda vicino e non lontano, di dire che la specialità potrebbe essere un attributo della richiesta. No. Un pochino la domanda ce la siamo fatti. La specialità è un attributo della richiesta o una classe a parte? Io vi do la cortocircuitata perché subito ho messo specialità, allora mi avete smesso di pensarci. Allora, se non ci fosse, no, lo chiedo a voi, secondo voi è meglio la specialità come attributo di richiesta o come classe a sé stante? Quale sarebbe il difetto di avere, lascia fare il medico, guardiamo solamente richiesta e specialità, tutto il resto del diagramma per il momento dimentichiamo. Qual sarebbe il difetto di avere una specialità scritta come attributo della richiesta? Scusa? Sì, dice l'ambiguità della specialità, cioè il fatto che ogni richiesta, ogni richiedente in qualche modo specifica una richiesta e non c'è nessun vincolo su quali sono le specialità richiedibili, quali sono quelle permesse, oppure sul fatto che la stessa specialità possa essere richiesta più volte, ma magari scrivendolo in modo diverso, no? Io sono sicuro che se lascio un campo per gli utenti in cui dici scrivi la specialità e lui scrive un campo libero, otorino, laringo, iatra, non so in quanti modi diversi me lo trovo scritto. Quindi, poiché l'attributo specialità non è un testo libero, come dire, come ti chiami, il tuo nome, quello là. Se lo sbagli, è fatti tuoi. Ma è un valore che deve essere ripetuto. E quando lo ripeto, deve essere ripetuto in modo uguale. Il modo per garantirlo è quello di avere una classe a parte in cui, le cui istanze siano le varie tipologie di specialità permesse. Poi c'è il secondo motivo, che non solo ci deve essere una coerenza nel modo in cui le specialità delle richieste sono indicate. Coerenza che non c'è se quello fosse un campo di testo libero, ma c'è se è una classe separata. Ma questa coerenza deve essere anche estesa alla classe medico. Perché se io ho una richiesta per l'otorino-laringoiatra e il medico si dichiara come otorino, le due cose sono diverse. E quindi no, il sistema non potrà essere in grado di fare la situazione che quel medico può soddisfare quella richiesta. L'altra, per completare questo ragionamento, se io avessi scritto anche qua, specialità, due punti string,
Dici, ma io ho messo le due stringhe, una di qua e una di là, e la classe sotto non mi serve. No, ok? Perché così sto giocando sul colpo di fortuna che le cose siano coerenti e coincidenti per caso. Primo. Secondo, mi manca l'attributo di chiarezza. Perché il fatto che, l'abbiamo già detto la volta scorsa, ma io lo ripeto, perché poi all'esame mi tocca anche ripeterlo, quindi vuol dire che è un punto che conviene ribadire, il fatto che due cose si chiamino nello stesso modo non comunica, non dice di per sé che devono essere correlate. Non facciamo questo errore. Quindi, via qua. Posso cancellare? No! Ti ho offeso. Cancello. Ok? Cancello. Adesso se avete una domanda sulla specialità te la lascio fare. Se per esempio io avessi bisogno di incontrare un medico che sia, per esempio, come un mondo, ma che sia anche un pediatra, ho bisogno di che per quel medico ci siano tutte le specialità. Quindi secondo me la cardinalità andrebbe cambiata e si può mettere più di una specialità perché ci sono situazioni che richiedono più specializzazione. Allora, ripeto solo per la registrazione, lui dice potrei avere la necessità di vedere un medico che si è specializzato in due cose contemporaneamente, è così? E quindi voglio mettere una cardinalità multipla qui, no, non c'entra niente. Nel senso che io posso mettere una cardinalità multipla qui, ma va benissimo, non sono per nulla contrario. Molteplicità, nel senso che uno può avere più specializzazione, non è vietato. Ma questo non fa sì che io quando faccio una richiesta possa richiedere di essere seguito da un medico che ha più specialità, perché quest'altra cardinalità dice cos'è la richiesta. Nella mia richiesta è specificata una specialità. Ok? Quindi sono due cose diverse. Il fatto che un medico può essere specializzato in più cose, va bene. È un concetto. E quello viene rappresentato dalla cardinalità della relazione medico specializzato in. L'altro è invece che nella stessa richiesta si possa richiedere di essere visti da un medico che ha più di una specializzazione. Allora questo eventualmente sarebbe rappresentato dalla cardinalità di questa relazione qua, richiesta indica. Questo però non mi pare che sia ambiguo sul testo, perché c'è scritto una. Quindi tu sei libero di inventarti il testo che vuoi, ma se risolvi questo, devi risolvere questo. Mentre il fatto del medico può avere più di una specialità, su questo testo si può leggere in due modi. Nel fatto della richiesta può avere più di una specialità, la risposta è no. Ok? È un'estensione possibile. Se io avessi avuto l'appalto per fare questo sistema informativo, direi guarda, per il 5% in più dei soldi te lo faccio anche con la specialità multipla. Ma è un sistema diverso, non è quello che avevamo prescritto. Ok. L'urgenza possiamo mettere qua, l'hanno dimenticato. Urgente, scusate. La richiesta può essere urgente o no. Anche qua, dovendo scegliere tra un'urgenza booleana, sì o no, o un'urgenza rivedi 1, 2, 3, 4, la versione più semplice per me è quella che vince. Però questa è una scelta mia. Ecco, un errore da non fare sarebbe quello di mettere il paziente, cioè l'attributo urgente all'interno della classe paziente anziché la classe urgente, richiesta. No? Perché io oggi faccio una richiesta, domani ne faccio una diversa, magari la seconda è urgente ma la prima non lo era, quindi l'urgenza non è una caratteristica del paziente ma è una caratteristica della singola richiesta. Ok? Siete d'accordo? Ok,
Poi dobbiamo ancora dettagliare le alternative. Non abbiamo ancora messo nessun attributo qua dentro, ma il testo su questo è abbastanza chiaro. Ti dice che le alternative sono costituite da un giorno e da una fascia oraria. Quindi io indico il giorno, tipo date, ora inizio, con ipotetico tipo time, e ora di fine, ecco, un giochino utile potrebbe essere quello di chiedersi quando cambiano questi dati. Cioè, quando è che aggiungo nuovi elementi alla classe paziente? Quando un nuovo paziente si registra. Aggiungo nuovi elementi alla classe medico quando un nuovo medico va a lavorare per lo studio. Quando aggiungo nuovi elementi alla specialità? Mai. Quasi mai, vabbè, è rarissimo. Quando apro un nuovo settore all'interno dello studio, allora da domani facciamo anche, che ne so, appunto pediatria, che invece non facevamo fino a ieri, quindi costruiamo, succederà una volta ogni 10 anni. Quindi quella classe di specialità me la vedo ferma, statica, no? Non cambia mai. Mentre invece la classe richiesta cambierà, le istanze della classe richiesta, la classe non cambia, ma le sue istanze cambieranno decine di volte al giorno. Ogni volta che qualcuno richiede un appuntamento. Quindi in un sistema informativo ci saranno alcuni dati che sono statici o quasi statici. Medico, specialità, paziente. Sì, medico e paziente possono cambiare, ma solamente quando arriva un nuovo utente. È un cambiamento lento. Altri invece cambiano velocemente, richiesta, alternativa. Perché sono il lavorare, no? L'operatività dello studio. Quindi spesso si identificano due tipologie di classi, quelle che descrivono gli asset, le cose che ci sono, i miei clienti, i miei medici, e tendono a essere relativamente costanti, rispetto a quelle che descrivono le operazioni, le attività svolte. E queste invece, ma ci immaginiamo, proviamo a vedere che creeranno moltissime istanze nuove, aggiunte, cancellate, modificate al giorno. Quello ci aiuta, perché faccio questo ragionamento? Perché ci aiuta anche a capire se due cose in realtà possono essere unite o no. Se viaggiano con tempi diversi, con numerosità diverse, di sicuro sono cose diverse. C'è una mano, dimmi. Sarebbe conveniente inserire anche una classe fascia oraria, nella quale la richiesta, vabbè, se la fascia oraria è libera, se la fascia oraria è libera accetta la richiesta, altrimenti la fascia oraria propone l'alternativa. Allora, perché penso che ora sia troppo dinamico l'orario, quindi bisogna considerare l'orario e l'attività dello strumento e l'orario del paziente, quindi secondo me bisogna renderlo unico. Allora, lui dice una cosa che ha senso e una che si è inventato. Quella che ha senso è di dire, ma non lasciamo troppa libertà ai pazienti di indicare la fascia oraria che vogliono. Magari predefiniamo una serie di fasce orarie e l'utente sceglie una di quelle. Posso essere d'accordo. Il testo su questo, perché poi alla fine dobbiamo sempre guardare il testo, noi possiamo dire questo è bello, questo è brutto, ma in realtà è il vero elemento che ci fa dire se è giusto o sbagliato, che non è come bello o brutto, non è soggettivo, è ciò che chiede il testo. Anche che parla anche del sistema che consola le fasce orarie di disponibilità, quindi sono in porta pezzetti, sono analizzato. Però l'utente può inserire
una richiesta di appuntamento specificando fino a 3 alternative, giorno e fascia oraria. Quindi qui è chiaro che l'utente specifica queste alternative senza tener conto di quelle che potrebbero essere già le disponibilità inserite nel sistema. Possiamo essere d'accordo che sia stupido? Se ne mettiamo i voti, secondo me dice che è stupido. Però è scritto così. Cioè l'utente dà delle disponibilità sue. Non faccio vedere all'utente, guarda, ci sarebbero questi buchi, scegliteli tu. Questo in realtà viene nella seconda fase. Questo sistema è fatto così. Magari non ci piace, ci ho pagato per farlo così, e cosa vai a dire? Quindi, teniamo separati le due parti del tuo ragionamento. Fascia oraria non è scritto da nessuna parte che cosa sia. Quindi uno può dire che la fascia oraria va dalle 15.27 alle 16.48, perché gli piace così, l'oroscopo del mattino gli consigliava di farlo così, e allora è libero totalmente. O dalle 9 del mattino alle 18 di sera. Oppure decidiamo noi che fascia oraria in realtà è, adesso, un'ora, dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10, dalle 10 alle 11, e definiamo, predefiniamo noi l'insieme di fasce orarie. A me va bene entrambe le soluzioni, a me, al testo vanno bene entrambe le soluzioni. Però questo non ci permette di dire, lascia scegliere all'utente solamente le fasce orarie per le quali ho già una disponibilità da parte del medico, perché questo sistema è specificato in modo diverso. Poi, di nuovo, forse un progetto vero, io alzo il telefono e dico al committente, ma senti, non sarebbe più furbo anche secondo te se facessimo così? Poi, magari questo è un sistema diverso, per cui oggi raccolgo le disponibilità dei pazienti, poi a parte raccolgo quelle dei medici e poi durante la notte elaboro e faccio il piano per il giorno dopo. Quindi magari nel momento in cui il paziente inserisce la disponibilità non ho ancora quella del medico. E quindi non posso ancora decidere. Non c'è scritto che il sistema risponde in tempo reale alle richieste, quindi non sappiamo, mancherebbero dei dettagli per capire se ha senso l'uno o l'altro. Sicuramente la scelta che rimane nostra è di dire l'alternativa è fatta di giorno, ora inizio alla fine, qualunque, oppure ora inizio alla fine devono essere precodificate. Come facciamo a rappresentare le due possibilità nel diagramma concettuale? Beh, così ogni utente può inserire un giorno, un'ora a suo piacere. Altrimenti cosa faremmo? Una classe che si chiama fascia oraria, all'interno della quale l'utente può inserire l'ora di inizio e l'ora di fine. E ogni alternativa ovviamente sarà relativa a una sola fascia oraria. È un po' come abbiamo fatto con specialità, no? Ti predefinisco tutti i valori possibili, chiaramente l'ora di inizio e l'ora di fine della quale li dovrò cancellare, non fatemi cancellare adesso. Quindi sono, mi sembrano entrambe possibilità compatibili col testo. Dal punto di vista, perché io poi cerco sempre di immaginarmi questo omino che va sul sistema informativo e fa le cose, no? Nel primo caso, l'alternativa con ora inizio e ora fine libera, ci sarà un calendarietto, qualcosa del genere, in cui lui può scegliere il giorno e poi a fianco ci saranno due campi liberi, ora inizio e ora fine, o con l'orologino, oppure può scrivere i numeri. Nel secondo caso, quando l'ora inizio e ora fine non sono qua, ma sono nella fascia oraria, lui potrà scegliere sul calendarietto il giorno e poi a fianco ci sarà una tendina da cui scegliere la fascia oraria tra quelle disponibili. Queste... Dimmi. Il paziente può scegliere la fascia oraria a questa abilità. Sì. Negli attributi di fascia oraria non devo mettere solo le fascia orarie, non da inizio alla fine. Se lui può scegliere già le fasce orarie prestabilite, perché c'è solo l'inizio e l'ora di fine? C'è solo l'inizio e l'ora di fine. Ma se lui scegliere la prima ottima. Allora, cancelliamo così, però così ce l'abbiamo chiaro, che abbiamo chiaro questa alternativa. Quindi l'utente cosa fa? Deve scegliere tre alternative. Per ciascuna alternativa lui deve dire il giorno,
e poi la fascia 1, 2, 3, 4, 5. La fascia 5 corrisponde all'orario dalle 20 alle 20, dalle 10 alle 14. Non ho capito la tua domanda a questo punto. Nelle fasce orarie, sì? Si deve scegliere delle fasce orarie già prestabilite. Sì? Nell'attributo fasce orarie c'era elenco fasce orarie. Per esempio, 16:15 è già prestabilito come elenco fasce orarie. Oppure 17:18, senza che lui metta specifichi dati iniziativi, ci sono già specificate nella Data ora, di cosa stai parlando? Dell'ora. L'ora. Ma infatti non lo specifica lui. Sono già stabilite. Sì, certo. In questo caso, questa tabella fascia oraria, questa classe fascia oraria, contiene dentro dei dati che sono immutabili. L'utente non li inserisce più. Ok? Semplicemente sceglierà attraverso questa relazione, a quale delle fasce orarie predefinite, immutabili, uguali per tutti, lui vuole agganciare questa alternativa. Oppure alternative nello stesso giorno. Non c'è nessun vincolo qua, no? Per come l'abbiamo modellato. Per ciascuna alternativa c'è un giorno e una fascia. Nel caso del Politecnico, queste fasce orarie sarebbero una classe con esattamente, se non sbaglio, 8 istanze. 8:30 10, 10 11 30, 11 30 13, 13 14 30, 14 30 16, 16 7 30, 17 30 19, no, 7. Solo 7 elementi e quelli saranno per sempre. Nello studio decideranno loro. Possiamo anche lasciare così. Ci mancano due cardinalità all'indietro. Partiamo da questa, qua, che vi ho detto, lasciamo in sospeso, che poi ci ragioniamo meglio. Allora, questa cardinalità risponde alla domanda: data un'alternativa esplicitata da un utente, quante richieste possono essere relative a quell'alternativa? Lo dico con un esempio. Se l'alternativa specifica domani 12 ottobre alle ore 13, dalle 13 alle 14, quindi dentro l'istanza di alternativa ci sarà alternativa 2301, giorno 12 ottobre. Relazione con fascia oraria C. La C è dalle 13, da come ho detto, dalle 12 alle 14. A questa alternativa numero, quello che mi sono inventato prima, quante richieste sono collegate? Allora, qui la domanda è leggermente, si può porre con due sfumature leggermente diverse. La prima è possibile che più richieste di utenti diversi magari abbiano specificato la stessa alternativa? Per dirci. Certo. Magari della stessa specialità, magari specialità diverse, ma perché no? Quindi questo mi potrebbe far dire qua ci posso mettere una molteplicità. Perché teoricamente, diciamo che se non è stata richiesta a nessuno, chi se frega, se è stata richiesta almeno da uno, può essere richiesta anche da molti. Perché ci sono più richieste le quali richiedono, tra le varie alternative, due che casualmente coincidono. Che non è detto che sia un problema, perché magari sono medici diversi. Però se mi fa di richiesta uno può richiedere ciò che vuole. Questo è la sfumatura e questo è corretto. Un'altra sfumatura possibile è: ma
vale la conoscere, è utile riconoscere che due alternative di due richieste diverse, guarda caso, si sovrappongono? E quindi le porto a fattore comune in un'unica classe? Oppure vedo l'alternativa come un dato privato della richiesta? Cioè, se questa richiesta ha questo giorno e quell'altra richiesta ha di nuovo lo stesso giorno, vabbè, capita, ma non è nulla di speciale, non è nulla che renda importante condividere quell'informazione. Condividere nel senso di averla una sola volta in una classe condivisa. Per assurdo, il nome del paziente è un valore, un colore, un attributo del paziente. Non è che adesso mi metto a fare una classe nome e tutti quelli che si chiamano Giuseppe devono essere collegati tra di loro. E quindi non scrivo il nome del paziente, ma indico la classe di tutti quelli che si chiamano come lui. Che senso ha? Si può fare, sì. È vero che lo stesso nome può essere condiviso da più pazienti, certo che è vero. Serve a qualcosa tenere traccia di questa informazione? No. Quindi nell'ottica della semplicità, della minimalità, se un dato è semplicemente un valore aggiunto, descrittivo, com'è il taglio di capelli? Lo posso scrivere. Beh, se fossi un parrucchiere, allora diventa importante, allora diventa una classe. Quindi il nome non merita di essere una classe. La specialità, invece, abbiamo detto di sì, merita di essere una classe, perché è vero che semplicemente un'informazione aggiuntiva, ma quell'informazione deve essere riconosciuta, strutturata, corretta, ripetibile, ricercabile. Quindi qui è una questione di giudizio, eh? Sta a noi giudicare, allora, nel caso delle specialità c'è poco da giudicare, è giusto così, era sbagliato diversamente. Qui lo possiamo leggere in entrambi i modi. Se noi lasciamo uno asterisco vuol dire che qui abbiamo una sorta di agenda, di calendario con una serie di date, poi all'interno di ciascuna di queste date vanno a finire tutte le richieste che si sovrappongono in quel giorno lì. Se invece mettessi semplicemente un 1 di qua, vuol dire che quell'alternativa diventa un dato privato della richiesta. E se ho due richieste che richiedono lo stesso giorno, avranno entrambe due istanze di alternativa che contengono lo stesso valore. Ma non è vietato, no? Così come non è vietato per due persone chiamate Giuseppe. Semplicemente il sistema informativo non fa nessuno sforzo perché non ha nessun interesse, perché non c'è nessuna funzionalità descritta dal sistema informativo per cui questo serva, a riconoscere che queste due richieste sono casualmente nella stessa fascia oraria. La differenza dove la vediamo? La differenza la vedremmo se avessimo degli attributi in più da aggiungere. Ok, se per assurdo le alternative fossero un'alternativa, che ne so, una visita veloce oppure no, lo metto così a caso, allora è chiaro che cade l'idea di averla condivisa tra tutti. Perché è quell'utente che dice se vengo alle 3 facciamo veloce, se vengo alle 4 non ho fretta. Quell'utente, allora è privata di quell'utente lì. Se ce l'avessi condivisa non ha senso mettere un dato che è relativo a quella specifica richiesta di quello specifico utente. Qui ci sono dei casi in cui vedo che, diciamo, all'interno del quello che abbiamo chiamato attributo esteso, posso, voglio memorizzare delle informazioni specifiche e allora lo rendo privato. Privato cosa vuol dire? Vuol dire che è di quella richiesta lì, la quale richiesta è di quell'utente lì, ben preciso. Non è condivisa con nessuno. Se invece voglio che siano un calendario possibile, un catalogo di specialità che devono essere condivise, anzi verso cui devo indirizzare, no, le varie alternative, non è una scelta libera, ma una scelta tra una di quelle,
Allora sono condivise e ho la gradinetà multipla messa qua, come ho fatto per specialità. Per alternativa ho entrambe le possibilità. Viceversa, per quanto riguarda la cardinalità tra alternativa e fascia oraria, beh, qui non c'è dubbio. La classe fascia oraria l'ho inventata apposta per bloccare le fasce, no? E quindi se ho due alternative diverse che fanno la stessa fascia oraria, beh, l'oggetto fascia oraria è uno solo. Non posso avere, perché altrimenti non rispetto più il vincolo che tutti devono usare quelle sette fasce orarie lì, perché ognuno si inventa le sue. La fascia oraria non è privata dell'alternativa, è condivisa tra tutte le alternative, le quali devono usare una di quelle fasce orarie che sono state prestabilite. Se mettessi un 1 qui, queste fasce orarie diventerebbero un attributo privato di alternativa e tornerebbe al caso di prima, quello in cui ciascuno si fa le fasce che vuole, che non è incompatibile col testo, l'avevamo detto, quindi poteva anche andare bene. Ok? Allora, aggiungiamo ancora una classe almeno, che è la disponibilità del medico. Allora, perché abbiamo detto che il medico dichiara di essere disponibile in certi orari. Allora, se seguiamo pure questa idea qua in cui le fasce orarie sono codificate, quindi la disponibilità del medico sarà un insieme di date e per ciascuna data un insieme di fasce orarie in cui lui è libero. Quindi possiamo avere una classe qua, disponibilità, e dai con la classe disponibilità è fornita dal medico fornisce molte disponibilità possibilmente uno asterisco e ciascuna disponibilità è costituita da un giorno e quindi le vado a pescare da lì. La classe disponibilità di nuovo gioca come la classe alternativa rispetto alla richiesta. Il modo più semplice è quello di farla privata perché al momento non vedo grossi motivi per condividere. Ma anche qui questo 1, per questo 1 qua vale lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per quell'1 lì. Può essere tra virgolette privata, può essere tra virgolette condivisa, a seconda del ragionamento che vogliamo fare. Quindi il medico fornisce disponibilità, più disponibilità, in ciascuna disponibilità devo specificare il giorno e scegliere una fascia oraria. Poi mancano ancora un po' di cose, no? Tempo si sta esaurendo, quindi non riusciamo a vederlo finito finito. Di sicuro una cosa che manca è sapere tra le alternative che l'utente ha richiesto, se nel caso in cui ce ne sia una che va bene, quale sia. Cioè, alla fine l'appuntamento, quando te l'ho dato? Ok?
partiamo dal caso semplice in cui tu hai scelto, hai dato le alternative, il sistema ha detto, va bene, tra le alternative che hai scelto c'è questa che va bene. Boh, confermato. Dove scrivo, dove metto l'informazione che è confermato domani alle ore 12? Potrebbe essere, ad esempio, ditemi se vi va bene, mettere una relazione tra richiesta e disponibilità. Partiamo con Fer, per esempio, se vi piace. Allora, vuol dire che, guarda il sistema informativo, il primo pezzo è questo, il paziente inserisce delle alternative, ok, le raccolgo, le registro, separatamente, prima o dopo non lo so, il medico inserisce delle disponibilità. A quel punto il sistema informativo lavora e confronta le disponibilità con le alternative, ovviamente controllando che la specialità sia la stessa. Con la serie che abbiamo collegato, se ne trova una, dice bene, quella disponibilità lì è venduta a chi? A questa richiesta. Quindi una richiesta a un certo punto, se va bene, può avere una conferma, può avere 0,1 come cardinalità, perché magari non ce l'ha ancora, diventa 1 quando ce l'avrà la conferma, e questa disponibilità è venduta a un ben specifico cliente. Quella disponibilità mi dice anche qual è il medico che troverò in studio. Vedete quest'uno che abbiamo messo qui quando abbiamo deciso la disponibilità di non condividerle? Ci è tornato molto utile. Perché basta indicare la disponibilità, allora la disponibilità del medico A dal 10 alle 12 è un oggetto diverso rispetto alla disponibilità del medico B sempre dal 10 alle 12. Sono due oggetti diversi nel sistema informativo. Sono collegati al medico A e al medico B, non sono condiviso. Ciascuno indica precisamente un suo. Quindi è un po', dice, ma è ridondante perché tu dici tre volte che c'è una disponibilità al 10. Sì, ma sono tre disponibilità di tre medici diversi. E una volta che identifico l'oggetto disponibilità, automaticamente mi porto dietro il medico, il quale automaticamente si porta dietro la specialità, in modo univoco, seguiamogli uno. No, non è vero, la specialità me l'avete data a mettere a asterisco. La rimetto uno. Allora, questa relazione conferma potrebbe andare a coprire il concetto di prenotazione che avevamo lasciato in sospeso. La prenotazione effettiva cos'è? È una disponibilità confermata rispetto a una richiesta, leggo la relazione. L'uno qua sul medico, per cui queste disponibilità erano cose condivise, allora sì che mi serviva un altro oggetto prenotazione che collegasse la data e il medico alla richiesta. Quindi me ne serviva uno in più. Non è detto che non ci serva, io lo lascio ancora lì perché non abbiamo finito, c'è tutta la parte del sistema informativo della lista d'attesa, eccetera, quindi bisogna vedere se va bene così o se bisogna di più. Tutto questo funziona, diciamo così, gestisce la parte di alternative proposte all'utente. Poi dovremo un attimo riprenderlo per vedere se dobbiamo, o se che cosa dobbiamo aggiungere per aggiungere le altre due funzionalità, non tre. Le alternative proposte dal sistema e la lista d'attesa. Lo facciamo giovedì. Per domani il testo d'esame, l'avete già visto, è sul sito, vi invito a guardarlo, sono due esercizi, il primo molto semplice e il secondo un pochino di questa tipologia, un po' più breve, che potete iniziare a fare una volta. Ci vediamo domani.